signora sta facendo un ritratto? Ma è un video, video. Ah, lei quindi mi fa mettere in posa, poi fa il video. Ma lei è una vera amica, che carina. Andiamo, va, prepariamoci, prepariamoci. Al via la seconda edizione primaverile di Eurochocolate, che proseguirà presso gli storici giardini del Frontone a Perugia fino al prossimo 2 aprile. Al taglio del nastro, insieme al presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, l'assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e ambiente del comune di Perugia, Otello Numerini. Ispirato alla Pasqua e alle sue golose prelibatezze, ovvio è il claim del nuovo format, che ha aperto le sue dolcissime porte dall'immancabile Chocolate Show, con oltre 45 espositori dei migliori prodotti in cioccolato, al ricco calendario di degustazioni, cooking show e laboratori, passando per l'accogliente Oval Bar by Domiziani e ancora tanti divertenti giochi a tema per dare libero sfogo alle inesauribili energie di cui il cioccolato è tra le fonti più amate, con ben 10 aree Chocofanni dedicate ai più piccini e ai loro genitori per un goloso intrattenimento che fonde gioco e didattica. Ad accogliere il pubblico le 15 coloratissime max uova dipinte dall'artista perugino Francesco Quintaliani, con riprodotti paesaggi, monumenti e i simboli più rappresentativi di Perugia, dei quali il pubblico potrà scoprire dettagli e curiosità scansionando i rispettivi QR code. Tra i primi a fare il loro ingresso in evento, gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune di Perugia, a cui sono dedicati gli appuntamenti con l'ABC del cioccolato, in programma fino al prossimo 2 aprile. Dal lunedì al venerdì, golose e coinvolgenti, le cioccolezioni articolate sulle orme delle degustazioni per adulti. I bambini hanno potuto così apprendere la storia e le fasi di coltivazione del cacao e scoprire i segreti del buon cioccolato nelle sue varie declinazioni. Sentiamo Eugenio Guarducci. Finalmente abbiamo ricominciato. Sì, beh, finalmente abbiamo aperto questa seconda edizione di Euro Chocolate Spring, che andrà avanti fino al 2 aprile, in questo ambiente magnifico che sono i giardini del Frontone, dove si riesce a realizzare quello che abbiamo sempre sognato di fare, un vero parco a tema dedicato al cioccolato e soprattutto dedicato a un target famiglie, quindi adulti, ma con loro i bambini che qui potranno deliziare i loro palati. Sarà una postazione fissa? Ma diciamo, nella nostra prospettiva progettuale, come sapete, c'è il tema di Euro Chocolate autunnale a Umbria Fiere, quindi in ottobre, e poi questo ritorno a Perugia nel centro storico, in un ambiente, diciamo, che fino all'anno scorso non avevamo mai sperimentato, che è i giardini del Frontone, che però si è rilevato fin da subito molto efficace per sperimentare questa formula. Cioccolato amaro per alcuni automobilisti nel primo giorno di Euro Chocolate ai giardini del Frontone a Perugia. Una vera e propria strage di multe è stata fatta a chi aveva parcheggiato l'auto davanti l'area dell'evento. Sul parabrezza di 5 o 6 auto parcheggiate sono stati piazzati tagliandini con scritto «Accertamento di violazione al codice della strada». Un automobilista, quando è andato a riprendere l'auto dopo la visita ad Euro Chocolate, ha detto «Questa volta mi è costata 30 euro». Se si vogliono cacciare i cittadini che vengono a visitare la città durante Euro Chocolate, facendo multe a gogo, questa è la maniera giusta per mandarli via e non farli tornare più.